Raccontare storie di innovazione e di entusiasmo, ascoltarle dalle voci dei protagonisti. Questo è quello che voglio fare. Io sono Saverio Cuoghi, questa è Innovazione 2020. Oggi con noi a Innovazione 2020 abbiamo Michele Troianello, responsabile delle politiche social di INAIL. INAIL, per chi non lo sapesse, è l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali. Michele, partiamo dall'inizio. Come è scoccata la scintilla social di INAIL? Perché è scoccata? Quando è scoccata? Allora, ciao Saverio. È scoccata, ma penso sia una decina d'anni adesso, 2009-2010. È scoccata all'interno di quello che era l'ufficio stampa dell'INAIL. Quindi è partito da un'idea mia, di un altro collaboratore, di rintracciare all'interno di quelli che erano tutte quante le testate online quelle che parlavano di INAIL. Quindi è cominciato con una pagina Facebook che era a supporto, diciamo, dell'attività dell'ufficio stampa. Così è cominciato. Più l'iscrizione alla piattaforma YouTube per raccogliere quelli che erano i video in cui si trattava di argomenti INAIL oppure si parlava di INAIL. Così è cominciata l'esperienza social, diciamo, dell'istituto. Poi piano piano siamo andati avanti e l'esperienza stessa si è trasformata in un'esperienza di servizio nei confronti non interni, dell'interno, ma nei confronti dell'esterno, quindi c'è stata un'evoluzione. Grazie anche alla razionalizzazione, diciamo, delle pagine, perché come tu ben sai, quando uno comincia a partire con una cosa nuova, noi avevamo creato la pagina delle donne, la pagina amianto, quindi si erano venute a creare tante di quelle pagine che era impossibile gestirle. E quindi da queste troppe pagine che avevamo creato, perché naturalmente una volta che hai in mano un giocattolo nuovo ti piace lavorarci, abbiamo razionalizzato il tutto, quindi abbiamo creato una pagina istituzionale di Facebook, una pagina invece dedicata essenzialmente a quella che è un'attività che noi svolgiamo, che è quella degli incentivi alla prevenzione. Quindi noi ogni anno, quest'anno sono più di 300 milioni di euro, assegniamo dei soldi alle aziende perché realizzino delle attività finalizzate ad migliorare i livelli di sicurezza all'interno dell'azienda stessa. E questa pagina è a supporto delle aziende, dei consulenti del lavoro, delle persone che in qualche modo vogliono accedere a questi finanziamenti. Quindi le prime esperienze sono state queste. Quello che è scoppiato, diciamo, fra le nostre mani è il caso YouTube, perché abbiamo cominciato con pochi video, abbiamo cominciato a digitalizzare quelli che erano gli archivi che avevamo, che erano videocassette, audiocassette, eccetera, e poi piano piano adesso siamo diventati da un po' di tempo quella che io ho chiamato la più grande videoteca nazionale dedicata alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. Abbiamo avuto un riconoscimento come eccellenza dallo SMAU nel 2016 e ad oggi abbiamo quasi 6.000 video caricati e adesso io ero collegato, stavamo toccando le 200.000 iscrizioni al canale YouTube e abbiamo superato le 70 milioni di visualizzazioni. Questo significa che l'INAIL è di gran lunga la pubblica amministrazione che ha il maggior numero di iscritti e maggior numero di visualizzazioni fra i canali YouTube delle pubbliche amministrazioni. Quello che invece adesso stiamo coltivando, diciamo, è il profilo Instagram, perché abbiamo visto che è praticamente il social che più si sta affermando, anche se per una pubblica amministrazione non è tanto semplice, diciamo, lavorare su questo tipo di social. E noi da una parte siamo stati favoriti dal fatto che avevamo e abbiamo un grande patrimonio di foto storiche, sono molto belle foto in bianco e nero e spesso le pubblichiamo, foto in bianco e nero dell'Italia com'era, l'Italia del lavoro, eccetera. E poi stiamo appoggiandoci su quella che è una produzione che stiamo realizzando da un anno e mezzo su Facebook, che sono le cosiddette belle storie, un'attività, una iniziativa nata 2 stati fa
che in qualche modo vuole non solo far sì che della pubblica amministrazione e dell'INAIL si parli solo quando va sui giornali, chiede soldi ai morti oppure chiede 2 centesimi alla persona che deve pagare, ma anche quando riesce a far, fra virgolette, a rivivere, ridare una nuova vita a persone che in qualche modo hanno avuto dei gravi infortuni. Quindi abbiamo la storia di Claudio De Vivo, che è diventato primatista italiano dei 1500, naturalmente per gli atleti paralimpici. Abbiamo la storia di un'altra persona che balla, cioè abbiamo pubblicato una serie di storie che poi sono diventate anche video storie, e queste si appoggiano naturalmente su Instagram, in modo da creare un circolo all'interno di quelli che sono i social su cui lavoriamo. Quali sono i pubblici a cui vi rivolgete con la vostra comunicazione sui social? Allora, naturalmente, come tu ben sai, per esempio Twitter e LinkedIn andiamo più su un pubblico di carattere professionale, quindi su Twitter abbiamo delle comunicazioni abbastanza veloci, continuamente aggiornato e rivolto essenzialmente ai consulenti del lavoro, ai sindacati, cioè, quindi quelle che sono le notizie di questo tipo, e quindi là siamo sui 17.000 iscritti, che è un numero abbastanza considerevole. Su Facebook vedi, per esempio, come le belle storie, andiamo su un pubblico più, fra virgolette, che viene colpito da questo tipo di informazioni, pubblico che cerca informazioni più semplici e che vuole leggere qualcosa anche di carattere diverso di quello che contraddistingue una pubblica amministrazione. Anche se poi io che gestisco il Messenger, quindi tutti i messaggi che arrivano alle pagine Facebook dell'INAIL, vedo che molto spesso le richieste sono essenzialmente richieste che riguardano diritti, cioè la gente dice, mi chiede, io ho diritto a questo, come faccio a trovare questo? Perché non riesco a trovare sul sito questo? Quindi spesso il social sempre di più diventa di appoggio fondamentale a quelle che sono le informazioni all'interno del sito istituzionale. Naturalmente con Instagram cerchiamo di rivolgerci al pubblico più giovane. Anche se come la materia non è che sia delle più avvincenti, abbiamo appoggiato naturalmente anche su Instagram. Ultimamente abbiamo realizzato un concorso per cortometraggi che era dedicato a un presidente nostro che è scomparso qualche anno fa, Sartori, e quello aveva un livello di partecipazione, ha visto un livello di partecipazione di ragazzi abbastanza cospicuo, diciamo. Quindi cerchiamo di diversificare il tipo di informazione a secondo di quello che è il pubblico, a secondo della piattaforma su cui lavoriamo. Anche se ci vorrebbe molta più, diciamo, non è che esiste in un ufficio social, quindi ci diamo da fare con quello che abbiamo, diciamo. Però quello che sono riuscito e siamo riusciti a realizzare in questi anni è renderci in qualche modo autonomi dalla produzione di news, perché noi produciamo delle news sul sito istituzionale. Abbiamo creato una sottospecie di redazione social che lavora per fortuna autonomamente. Quindi sia comunicazione di servizio, sia comunicazione istituzionale. Esatto. La domanda, come dire, viene naturale. L'INAIL è una storia, un'organizzazione storica. Sì. È facile o difficile? E magari dacci anche qualche ingrediente per fare innovazione, come state facendo dentro un'organizzazione molto grande e con una cultura, solida e basata su un'attività di tanti anni. Pensa che non esisteva un'area social nell'INAIL. Quindi la creazione già di un'area che si occupi solo di questo, per area intendo un processo, perché noi lavoriamo per processi all'interno di uffici, no? La creazione di un'area che si occupa solo della comunicazione social già è un passo avanti. Sarebbe bello avere un ufficio social, tu sai la proposta di Pia Social, il ridisegno, diciamo, della funzione comunicazione all'interno anche della pubblica amministrazione, e la creazione di un ufficio social sarebbe qualcosa veramente di social e multimediale, perché si appoggiano insieme, sarebbe veramente un passo avanti. Però qualcosa abbiamo già ottenuto. E con il resto dell'organizzazione, diciamo, quali sono stati i passaggi o le difficoltà, e anche i punti, come dire, interessanti da. Devi sapere che fino a un po' di tempo fa all'interno dell'INAIL, e anche ora, non si poteva andare sui social, cioè lavorando in ufficio era impedito questo. Adesso tutte le persone che lavorano all'interno della comunicazione, della direzione di comunicazione, hanno la possibilità di accedere ai social istituzionali, che già
insomma, già un bel passo avanti. Trovo sempre più apporto da persone che lavorano nelle altre direzioni, perché naturalmente spesso le risposte alle domande che mi arrivano non posso darle. Quando vedono che la domanda arriva su Facebook, c'è un cambiamento. Cioè, fino a poco tempo fa dicevo, beh, lascia sta. Ultimamente, invece, la risposta arriva molto prima. Ecco, questo tema mi interessa molto. Mi fa paura. Certo. Aprirsi in qualche modo scatena anche un po' di paura, sì. Ma sicuramente poi porta a migliorarsi. Sì, tu dicevi prima, su Messenger arrivano richieste anche prettamente di servizio o comunque di informazione. Avete avviato dei processi quindi per far trasmigrare quell'informazione dove in realtà può essere data la risposta? Immagino che... Noi stiamo io sto fungendo da primo livello, perché lì arrivano le richieste. In INAIL esiste un ufficio all'interno della direzione, che è quella dell'organizzazione digitale, che è dedito, diciamo, al rapporto con l'utente. Quindi io, quando ho delle richieste particolari di persone che vogliono accedere alle loro posizioni, che chiedono questa sede ancora non mi ha mandato un certificato, eccetera, io mi faccio dare, insomma, abbiamo attivato una specie di rapporto abbastanza solido con questo ufficio e abbastanza velocemente riusciamo a fornire risposte. A men che le risposte non vengono poi direttamente dalle sedi, in questo caso già, e questo è un altro cambiamento, quando le sedi dell'istituto sul territorio vedono arrivarsi una mail da me con allegato, è arrivato sulla pagina Facebook istituzionale questa protesta, la risposta arriva. Bene, bene, un grande progresso, un grande miglioramento nel servizio. C'è collaborazione o c'è comunque, cioè hai parlato di Pia Social, ma c'è scambio di informazioni tra chi, diciamo, fa il tuo mestiere in organizzazioni magari simili? Abbiamo organizzato un convegno ad ottobre, organizzato con le persone che lavorano con me, con cui ha partecipato anche Pia Social, e abbiamo incominciato a mettere le basi per un rapporto che spero venga rinforzato con alcune organizzazioni tipo il MISE, tipo l'ISTAT, eccetera, il MIUR, cioè sono realtà che hanno dei social abbastanza forti e che sono abbastanza avanti. Quindi diciamo che molto spesso io, non so se loro fanno lo stesso, ma io vedo quello che fanno loro e lo apprezzo, diciamo. Ultima domanda, Michele, da domani cosa ci attendiamo sui social? Domani è l'8 marzo. È vero. Già c'è pubblicato il dossier sulle donne e sarà una giornata dedicata agli infortuni, tra virgolette, in rosa, che non sono mai rosa gli infortuni. Abbiamo creato un piccolo slideshow con delle foto e questo sarà quello dell'8 marzo dell'INE. Bene, noi andremo in realtà in onda esattamente domani l'8 marzo, quindi cogliamo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne, in questo caso lavoratrici, ma anche, diciamo, quelle che non hanno la fortuna di avere un lavoro. Infatti. Grazie mille Michele, ci risentiamo presto. Ciao Saverio, grazie. Innovazione 2020, la voce dei protagonisti, su iTunes, Spotify e Spreaker.